Carissime amiche, buongiorno, ciao. Allora, Rosa oggi vi insegna a fare le rose con la carta crespa. Allora, vedi, adesso ci sono due, tre colori qua e questo è il quarto colore, però naturalmente ci sono tutti i colori. Adesso iniziamo con la rosa. Iniziamo con la rosa perché è molto semplice. Fa. Qui c'è una piegolina in questa maniera, così, fino in fondo qua. E spingiamo così. Poi l'allarghiamo in questa maniera, così, perché la carta crespa è molto molto morbida e si fa tutto un affare così, arrotolato. Scansiamo un attimo queste. Poi riprendiamo da capo, dopo averla ricciata in questa maniera, vedete? Riprendiamo da capo, un capo dove vi rimane più simpatico, e gli facciamo piccole virgolette, così, come se incartate le caramelle dei bambini. In questa maniera, molto simpatico, molto carina. Ecco, io ve lo faccio adagio, così. Incartate parecchie caramelle. Ecco, in questa maniera, fino giù in fondo, naturalmente. Le foglie danno fastidio. Ecco, in questa maniera. Bene. In fondo, in fondo, in fondo. Ecco, così. Così. Praticamente è mezzo metro di carta, quella dei fiorai, non quella fina, quella un po' più tosta. Ecco, praticamente viene tutta questa arricciatura così. Adesso facciamo il montaggio. Iniziamo sempre dal capo, questa maniera, e si spinge, si fa il bocciolo. Iniziate con il bocciolo. Così, poi naturalmente fate una piegolina qua sotto e andate sempre intorno. Dopo un po' rifate un'altra piegolina. Naturalmente ogni passetto, non molto, mette un pochino di colla. Attenzione a scottarvi perché questa, ricordiamoci che è carta, eh? E così fa intorno così. Qui sotto si fa la piegolina affinché la rosa cresce. Naturalmente la colla la mettete non vicino le mani, ma qua. E qui fate sempre le piegoline. Montate con le piegoline così. Dopo un po' così. La rosa, vedi, piano piano si forma. Rimettiamo un altro pochino di colla. Sempre sopra qua e vi allargate così, vi faccio vedere sotto così, praticamente ecco, piano piano si forma la rosa. Mettete sempre colla e andate sempre pari, pare così, piegolina così fino in fondo, fondo che poi piegate così e mettete così. Ecco, praticamente si forma una rosa. È logico, non sono le rose di seta come facciamo, oppure le rose di qualche altro tipo che si fa, è sempre carta, però ci possiamo accontentare. Poi, naturalmente, mettete un fil di ferro così e fermate la situazione in questa maniera. Uno e due, girate due volte, ecco, così. Poi la lasciate un attimo così. Adesso vi faccio vedere come si fa questo qui per metterlo sotto. Allora, si prende, calcola
in base al pure potete fare come la misura come vi piace. Poi se è eccessivamente troppo grande si taglia e si butta. Si fanno dei cosini così per metterla sotto. Così, lunghe così. Così. Ecco, io l'ho fatta più grande, ma non importa. Tanto non... Poi dopo si butta. Si mette un pizzico di colla qua. Poi naturalmente la tagliate qua sotto. Io già ce l'avevo tagliata. E mettete così. Andate tutto intorno intorno. Questa maniera. Ecco qui. E fate così. Anche se non viene perfetta, non fa niente, perché poi dopo la prendete un altro pezzo di questa, la tagliate e fate una strisciolina così. L'allargate e aggiustate la situazione qua sotto. Mettete la colla e girate, girate e la portate fino in questo, fino qua. Non andate oltre e se per caso vi capita che qui mettete la colla. Riunite. E andate giù fino qua, fino a un pezzetto qua. Tagliate. Adesso facciamo le foglie. Poi naturalmente ve la aggiustate. Adesso facciamo queste foglioline qua. È semplice. Fate lo stesso lavoro così. Piegate. Togliamo un po' di macello. E fate questo tipo qua, così, così. E fate le foglioline. Naturalmente le foglioline hanno un bastoncino sempre con la carta crespa, si fa questo lavoro qua, si arrotola per fare la copertura, così si prende la rosa, si prende la fogliolina della rosa e mettiamo, ok, questi sono per i principianti che fanno le roselline di carta, naturalmente. Io le facevo in colonia quando ero bambina, adesso sono una bambina grande. Bene, poi prendiamo sempre questo, sempre la carta, pezzettini di carta così che si allungano. Si rinizia qui con la colla e si mettono le tre foglioline, semplice, graziose. Non molto impegnative, ne mettete 3, 2, 1, come vi piace. Ok, ecco un altro po' di colla. 2 e 3 foglioline. Una cosa semplice, così almeno non ci ammazziamo troppo. Ecco, e si rifinisce così. La potete fare anche col gambo lungo, metterle dentro un vaso. Ecco, così.
Ragazze, sono semplicissime. Infatti, questa mi è venuta un po' più grande, ma non ha importanza. Voi, in base a quello che volete fare, piccolissime, medie, e ci sono tutti i colori che ci possono essere. Ragazze, tanti saluti. Ciao, grazie.